che io me ne vado a quanto pare oggi. Così vogliono gli ateniesi. Proverò a spiegarvi come e perché un uomo che ha speso tutta la vita nella filosofia debba essere lieto sul punto di morire perché, sorretto dalla fiducia di raggiungere al di là maggiori beni. Che cosa è mai la morte se non la separazione dell'anima dal corpo? E restare da una parte il corpo da sé, separato dall'anima, e dall'altra l'anima da sé, liberata dal corpo. E questa la morte. È questa. È questa. E tu, credi degna cosa per un filosofo correr dietro ai piaceri della mensa, mangiare, bere? No, Socrate. E ai piaceri sensuali? No, davvero. E avere in pregio ornamenti, ricche vesti, bei calzari? O deve un filosofo spregiare queste cose? Se è veramente filosofo, spregiare. Ah, allora tu pensi che debba staccarsi il più possibile dal corpo per curarsi dell'anima? Appunto. Non ti pare che l'anima scorga meglio nelle cose quando può scrutarle col solo raziocinio e tutta raccolta in se stessa astrarsi dalle povertà del corpo per innalzarsi con purezza alla contemplazione dell'essere? Certamente. Per mezzo della ragione, dunque, noi potremo giungere alla giusta comprensione delle cose. Ma finché questo malanno del corpo terrà avvinghiata l'anima nostra, essa non potrà mai delibare le verità a cui anela.